Che Liliana era scomparsa, l'ho saputo, giovedì 16 dicembre, nel pomeriggio, e attraverso un post su Facebook. Sul momento ho pensato che fosse uno stupido scherzo, una cosa idiota, e dopo, poco alla volta, ho dovuto rendermi conto che era vero. Da quel momento ho cominciato a pensare cosa, come, perché, dove, non riuscivo a capire. E ho pensato poi che potevo, per esempio, comporre il numero di Liliana e vedere che risultato dava. Se il telefono risultava non raggiungibile, spento, era possibile, probabile, che la batteria si fosse scaricata. Poteva succedere che Liliana risponde, che il telefono risultasse libero. E intanto questo era il segno che probabilmente era stato ricaricato e quindi c'era già una minima speranza. Se poi Liliana rispondeva, mettendo per ipotesi che avrebbe risposto a chi gli andava bene, e si stava tranquilli. Nel dubbio, questa chiamata al suo numero l'ho fatta il sabato, verso sera, e ho chiamato e ha risposto appunto Sebastiano, no? Sebastiano, gli ho detto semplicemente ciao Sebastiano, sono Fulvio Covalero, e lui non ha detto chi, cosa, come, perché, no? Evidentemente sul display del telefono di Liliana era comparso il scritto Fulvio Covalero, non c'era problema. E gli ho chiesto un paio di cose, tipo se negli ultimi mesi Liliana avesse fatto qualche visita specialistica che avrebbe potuto dare un esito nefasto. Gli ho chiesto se avevano fatto qualche discussione il giorno prima, la sera prima, negato. Ho chiesto se ha verificato se il conto corrente si fosse mosso in quei giorni, dal martedì al sabato, e là non ha risposto, ma poi si è capito perché, perché comunque lui non aveva accesso, sembra, al conto di Liliana. E quello che mi aveva stupito però era il fatto che, parlando di lei, faceva, tutto al passato. E questo lo ha ripetuto diverse volte, fino al punto in cui gli ho detto: ma Sebastiano, ma tu parli come se lei non ci fosse, se tu sapessi che lei non c'è più. E poi comunque, nel ricordare Liliana, diverse volte si è messo a piangere in modo disperato. Là mi è venuto in mente che poteva anche essere che cerco di dire le parole giuste. Che poteva anche essere che sapendo che Liliana non c'era più, riprendeva questo senso di disperazione. E allora ho iniziato a ipotizzare che di avere la certezza che quella sera del lunedì fossero rientrati tutti e due a casa e non solamente Sebastiano. E al che, quando poi sono iniziati le interviste, le cose, ho contattato Trieste prima, gli ho mandato un messaggio in privato e poi da lì è partita un po' tutta l'interesse della stampa locale e nazionale. E avevo chiesto proprio a un giornalista di Trieste prima, io non potevo farlo perché ero un semplice cittadino, ma di andare su in via Verrocchio e chiedere ai vicini se avevano sentito rientrare il lunedì sera Liliana e Sebastiano, se li avevano sentiti assieme, magari parlare a casa, o se li avevano visto Liliana uscire quel martedì mattina. Poi la cosa non ha avuto seguito, non ho ricevuto risposte.